Con Veronica Olmi del Teatro Villa Pamphilj per presentare Immagina, Festival Internazionale del Teatro di Figura di Roma, Teatri in Comune dal 9 al 14 maggio 2023. Ben trovata. Ciao, ben trovati a voi. Raccontaci tutto. È una terza edizione di questo Festival del Teatro di Figura di Roma, fortemente voluto ormai appunto 3-4 anni fa, anzi anche prima nei pensieri, nel cuore, per portare a Roma una delle arti più antiche e più belle. I teatri in comune insieme propongono questo festival diffuso e quest'anno si allarga anche a altri due spazi che sono il Museo delle Civiltà, l'Eur, e l'Eur SPA nel Giardino delle Cascate del Laghetto dell'Eur. Quindi questo festival diffuso si diffonde ancora di più nella città ed era una delle originalità che volevamo portare in modo che è vero che il pubblico deve raggiungere il teatro, ma è anche il teatro che va incontro al pubblico. Infatti, gli 11 spettacoli che vengono da 5 paesi differenti faranno più repliche in vari spazi in modo che ognuno sceglie quello più comodo, più vicino a casa. Sono 11 titoli diversi, gli stati sono il Portogallo, l'Olanda, gli Stati Uniti, l'Italia e la Spagna. Faremo 26 repliche, ci sono anche 11 laboratori, 5 mostre per tutte le età e quindi speriamo che anche quest'anno il pubblico accorra numeroso perché è così trasversale come proposta teatrale che veramente arrivano tutte le età e soprattutto le famiglie, ma non solo, e questo ci fa piacere, come ci fa piacere anche lo stupore di chi ci si avvicina la prima volta e quindi questa diventa l'occasione per incontrare il teatro di figura, che sono le ombre, che sono i pupi, le marionette, i burattini, e anche il fatto che ci siano più paesi rappresentati, come spesso accade in questi festival internazionali, sono linguaggi diversi, punti di vista diversi, quindi diventa un po' una festa anche di punti di vista, di pace, di fratellanza che credo oggi più che mai sia necessario. Com'era nato tutto? Da lunghe chiacchierate, ormai veramente 10 anni fa forse, tra me e Cristiano Pedretto del Teatro di Ostia, che è uno dei teatri in comune, l'altro è il Teatro del Quarticciolo, il Teatro Villa Pamphilj, e insieme a Cristiano avevamo questa voglia, perché anche un po' invidiosi di festival che in Italia, soprattutto penso all'Emilia-Romagna, al Festival Arrivano dal Mare, che è uno dei più antichi festival di teatro di figura, perché sono delle occasioni belle e partecipate, dove sono nati anche tanti progetti e proprio hanno seminato, hanno suscitato, diciamo, tante compagnie, tanti artisti che poi si sono evoluti e sono diventati importanti, hanno fatto cose belle. E a Roma tutto questo ci sembrava folle che non ci fosse, e invece poi nel 2019 ci siamo riusciti a cominciare questo cammino che è faticosissimo, perché Roma è una città faticosa per fare un festival diffuso, eh. Certo, Spoleto, Ravenna o qualsiasi altra città più piccola si presta meglio, è tutto a portata di mano. Qui è una gran fatica spostarsi di qua e di là, però ha una potenza enorme di significato, di simbolo, di resistenza, che spero possa testimoniare anche proprio la voglia di fare che abbiamo tutti noi che facciamo questo mestiere, che vogliamo condividerlo tra di noi, ma soprattutto con il pubblico. E quindi questa testimonianza di tigna, di tenacia, anche di coraggio, direi. Spero che arrivi e che ci aiuti anche a far capire, per esempio, alle istituzioni che ci si può investire, perché poi arte, cultura, ma anche lavoro. E quindi le vediamo molto spesso troppo distratte su questo argomento e speriamo invece di riportargli un po' di attenzione, perché è al lavoro, sono hotel che si riempiono di artisti che devono dormire, ristoranti dove si deve mangiare, sono giornate lavorative, sono contributi, sono tecnici, sono maestranze che lavorano. È un mondo che si muove, che produce, oltre che cultura, benessere, anche valore e anche economia. Com'è stata la scelta artistica? Tramite un bando internazionale che è uscito verso dicembre, hanno risposto un centinaio di compagnie da tutto il mondo. I direttori artistici dei 5 spazi, quindi una direzione artistica condivisa, partecipata, allargata, se li sono visti tutti,
e su quello abbiamo scelto. La clausola, diciamo, importante è che non fossero mai venuti a Roma. Non ci interessava per forza la novità assoluta, ma che non fossero venuti a Roma e preferibilmente che non fossero stati in Italia rappresentati, ma era secondario. Poi ovviamente abbiamo fatto una prima scelta che era quella appunto della validità artistica, della bellezza, dell'originalità, di punti di riflessione che quello spettacolo potesse dare, e la provenienza in modo da assortire anche quello. E poi abbiamo fatto i conti con il denaro, perché c'erano compagnie che avremmo felicemente ospitato ma costavano magari di troppo per il budget a disposizione, e poi le esigenze tecniche, perché magari c'erano situazioni che non potevano essere accolte nei nostri spazi. E quindi mettendo insieme, mediando faticosamente, tessendo una tela e ricamando ogni punto con attenzione e precisione, ne sono venuti fuori questi 11 e siamo piuttosto soddisfatti, perché sono tutti molto interessanti per motivi molto diversi. Ecco, la ricchezza della diversità artistica, dei contenuti, della proposta era una delle cose che ci interessava di più. Ci dai tutti i riferimenti web per le informazioni? Sui social, sia Instagram che Facebook, sulle pagine di tutti i teatri, che ripeto sono Teatro Villa Panfili, il Teatro del Quarticciolo, il Teatro del Lido, il Museo delle Civiltà e il Giardino delle Cascate dell'Eur, e c'è dentro anche il Teatro Verde che organizza tutto questo. Ecco, sui siti trovate tutto, sui social trovate tutto, però per andare comodamente www.teatrincomune.it, la stampa un pochino ci sta seguendo, come voi per esempio, vi ringraziamo moltissimo, lì si trova tutto il programma, ma gli orari, i laboratori sono tutti gratuiti, le mostre sono tutte gratuite, gli spettacoli sono a pagamento ma a un prezzo veramente accessibile per tutti, con varie gratuità ad esempio per gli studenti del DAMS della Sapienza, del DAMS di Roma 3, dell'Accademia delle Belle Arti. È un festival molto accessibile. Terza edizione di Immagina, Festival Internazionale del Teatro di Figura di Roma. Teatri in Comune dal 9 al 14 maggio 2023. Un saluto e un ringraziamento a Veronica Olmi del Teatro Villa Panfili. A presto! Ciao a tutti, grazie!